e non permetteva che si trasportassero cose attraverso di
insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, voi invece mi avete fatto un luogo di ladri. Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di lì seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: Maestro, guarda, l'albero di lì che hai il maledetto è seccato. Rispose loro Gesù: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdona a voi le vostre colpe. Parola del Signore. Grazie.
adoriamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione in attesa della tua venuta. Celebrano il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio Dio, qui a parlare il padre della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per la sua messa e la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo che mentre la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, padre, della tua chiesa di costruzione, rendi la obediente.